Enzo Tacconi, il nuovo direttore pro tempore di Ato Toscana Sud, che rileva così il ruolo alla guida dell'ente che fino allo scorso mercoledì era di Andrea Corti agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta Clean City. Si è svolta a Siena venerdì pomeriggio l'assemblea di Ato Rifiuti, convocata in forma urgente da Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo e presidente dell'assemblea Ato, dopo la bufera che si era scatenata nei giorni scorsi. E l'assemblea, dopo lunghissima discussione in cui ognuno ha preso la parola per manifestare il proprio disappunto, la propria preoccupazione e anche la propria ribellione a questo, diciamo, questa ennesima difficoltà in cui si trova a dimenarsi Ato Toscana Sud, ha deliberato all'unanimità di due delibere. La prima è quella che dà una, diciamo, soluzione temporanea alla mancanza di direttore generale che si è autosospeso. Abbiamo individuato infatti un dipendente dell'ente che si è reso disponibile ad assumere temporaneamente la funzione di direttore generale. E la seconda, forse ancora più importante, l'assemblea ha dato mandato al presidente, cioè a me, di verificare la disponibilità del direttore generale alle dimissioni o in subordine, se non fosse intenzionato a dimettersi, a valutare attentamente la possibilità di revocare l'incarico, e questo attraverso la consulenza di un esperto legale di alto profilo che dovrà darci delle indicazioni su come poter eventualmente riuscire a risolvere questo rapporto di collaborazione. Devo dire che da maggio è operativo anche un consiglio direttivo che non era riuscito a formarsi fino al maggio di quest'anno, e il direttivo è quello che avrà il compito, in questo caso veramente molto, molto pesante, di indirizzare il giovane ingegnere Tacconi verso le soluzioni di indirizzo e controllo che sono obbligatoriamente svolte dal lato. Intanto ci sono novità anche per quanto riguarda l'inchiesta Ato Toscana Sud. Sarebbe infatti arrivato un avviso di garanzia a Paolo Nannini, attuale presidente di Nuove Acque e ex commissario di Ato Rifiuti.